Allora, siamo con Lorenzo della CGT francese, ovviamente, e che ringraziamo di essere ai nostri microfoni e ringraziamo soprattutto perché ha accettato di tornare a fare il punto sulla situazione francese. Avevamo appunto lasciato Parigi e altre città della Francia, va detto, perché poi la protesta in poche settimane si è allargata a macchia d'olio. Avevamo lasciato Parigi in preda agli scontri, alle proteste e a una repressione piuttosto dura. Questo va sottolineato. Macron ha giocato la partita molto sulla questione della repressione. Tutto sembra al momento calmo, ma in realtà sotto sotto la talpa, per citare appunto delle analisi storiche dell'Ottocento, mettiamola così, sta lavorando perché i temi sono piuttosto complessi e strutturali. Da una parte le pensioni, ma anche l'emarginazione sociale, il lavoro, un modello di welfare che fa acqua da tutte le parti. Beh, per esempio la Francia è una città che sta invecchiando rapidamente e rispetto alla quale, insomma, non sembra esserci un sistema di sostegno e di assistenza adeguato, ma questa è un po' la malattia, appunto, ci si passi il termine, di parecchie nazioni europee, tra cui anche l'Italia. Allora io lascio la parola a Lorenzo con questa domanda aperta, cerchiamo un po' di fare il punto e capire quali sono le prospettive reali. Prego, Lorenzo. Ma fare il punto è sempre difficile, perché se vogliamo guardarla in un'ottica, diciamo, un po' storica, le manifestazioni sotto Macron non si sono mai fermate. Se pensiamo già al primo quinquennato con i gilet gialli e con gli scioperi che già nei primi 5 anni ci furono, quindi in realtà penso che sia uno dei presidenti che ha subito più manifestazioni contro di lui nella storia francese. E d'altra parte è anche il presidente che ha meno ascoltato queste manifestazioni. Se pensiamo, diciamo, c'è qualcuno qui in Francia che diceva che c'era un potere di veto, diciamo, delle manifestazioni. Fino almeno a Macron, forse Sarkozy già è cambiato qualcosa, però se tu portavi 1 o 2 milioni di persone in piazza, bloccavi la riforma. Questo non è più avvenuto con Macron, e già con Sarkozy la prima riforma delle pensioni del 2010, nonostante le manifestazioni che erano forse un po' meno partecipate di queste ultime, le manifestazioni sulle pensioni, il giorno in cui, se non ricordo male, in aprile si portò più gente in piazza, andammo oltre i 4 milioni. Giusto per dare agli italiani un termine di misura di questa mobilitazione, il circo massimo del 2003 erano 3 milioni, quindi si è andati ben al di là, e nonostante quello, nel 2003 si bloccò la riforma sull'articolo 18 di Berlusconi, coi 4 milioni e passa qui in Francia non si è bloccata la riforma delle pensioni di Macron. Questo secondo me dà un po' il dato, una delle critiche che si fa a Macron è che non ascolta nessuno. Al suo programma neoliberale, e quello segue, puoi fare un po' quel che vuoi. Questo diventerà un problema democratico. Se tu voti dei rappresentanti al Parlamento, a cui non viene data dal governo neanche la possibilità di votare la riforma o di votare contro la riforma, a chi serve votare sostanzialmente? Alla fine, tanto decide tutto il presidente. Per cui, questa cosa. Dicevamo nelle premesse i temi sociali concreti, esatto, di cui sta soffrendo la Francia. Prego. Questo si accoppia un po' con un volere presidenziale di ridurre lo stato sociale francese, concepito in maniera molto larga, nel senso che da una parte ci sono le pensioni che vengono tagliate, dall'altra ci sono periferie che vengono abbandonate e il cui rapporto con lo Stato è puramente militare da un certo punto di vista, nel senso che quello che abbiamo visto nelle banlieue, a luglio, quando ci sono state le proteste, insomma, per carità, nessuno difende i bar che vengono incendiati o cose del genere, però d'altra parte chi vive in quei posti lì non ha veramente nulla, non trovi lavoro, la scuola fa schifo, l'ospedale non c'è o è lontano,
l'unica cosa che fai quando manifesti vengono ad accoglierti nel modo in cui sono stati accolti, se vogliamo metterla così. Quindi l'unico rapporto che tu hai con lo Stato è puramente militare. Tu parlavi del fatto che in Francia si invecchia. Poco più di un anno fa, credo, c'è stato uno scandalo su quelli, diciamo, sulle residenze, adesso mi sfugge la parola in italiano, purtroppo non mi vengono più i termini italiani, ma sulle residenze per... case di riposo. Grazie, perché non mi veniva, esatto. Che sono private e che, volendo fare soldi sulla pelle dei nostri anziani, sono venuti fuori scandali nel trattamento dei pazienti, nel trattamento dei lavoratori che lavorano lì dentro, che sono occupati a orari incredibili, con ritmi non sostenibili e con paghe basse. Per cui è un po' una spia di un sistema che comincia, come dicevi te, farà acqua da tutte le parti, per cui la scuola comincia a somigliare sempre più alla scuola italiana, se qualcuno si ricorda com'è. Quindi strutture insufficienti, calcinacci che cadono ogni tanto, strutture che non sono in sicurezza, insegnanti che mancano, allievi a cui non viene assegnata una classe, il passaggio all'università si fa con un algoritmo che non funziona, innanzitutto tu non puoi scegliere, e poi c'è un 20-25% di studenti che alla fine non hanno alcuna assegnazione. Insomma, non penso sia la stessa Francia di 10-15 anni fa. Dicevamo appunto della mano pesante, perché rispetto alle cose che tu hai detto, cioè un programma ultraliberista che cerca di tagliare poi le prestazioni sociali, tagliarle pesantemente, è chiaro che la chance diventa una repressione dura. Una polizia che tra l'altro, insomma, ha preso subito la palla al balzo. Non dimentichiamo questo gruppo di poliziotti, credo che siano anche riferiti ad alcune organizzazioni sindacali che hanno in qualche modo rivendicato, perché hanno sostenuto l'intoccabilità di certi comportamenti. Ci riferiamo alla morte al posto di blocco di un giovane in auto. Ecco, che cosa sta accadendo? E insomma, possibile che nella patria dei diritti della persona, del soggetto, insomma, accadano di queste cose? D'altra parte è un po' logico quello che succede, mi viene da dire. Io sono convinto che ci siano a volte in politica dei meccanismi un po' come in fisica. Se tu devi far passare un programma impopolare e antipopolare, sostanzialmente che il popolo non vuole, devi imporlo legalmente e hai gli strumenti per farlo con il 49.3 che gli dà la Costituzione. Però poi il popolo protesta, per cui è logico che quando tu devi far passare queste riforme qua, l'unico modo che hai è quello di reprimere le proteste. Era già avvenuto durante gli scioperi, che hanno visto, io non so se ci sono ascoltatori italiani, ma diciamo viventi in Italia, ma se facciamo una diciamo, se vogliamo fare una piccola metafora, è un po' come se una manifestazione con Landini e i principali segretari dei sindacati italiani venisse fin dall'inizio attaccata dalla polizia, con Landini che rischia di prendere la sua dose di per capire quanto già durante la manifestazione sulle pensioni, nonostante la partecipazione, nonostante i milioni di persone, eccetera, eccetera, ci sia stata una risposta militare che ha cercato di bloccare le manifestazioni, di scoraggiare la partecipazione, eccetera, eccetera. È tutto questo, insomma. Ma è un tipo di violenza e di repressione che c'è normalmente, quotidianamente, appena si esce dal centro città, a Parigi come in altre città, Marsiglia, Tolosa, Lione, insomma c'è un po' ovunque, e che è diretta soprattutto, diciamo, alle popolazioni che li vivono, spesso immigrati o immigrati di seconda, terza generazione. Insieme a questo c'è stato un risvolto legale di queste repressioni, in particolare se pensiamo ai sindacalisti. Il segretario nazionale degli elettrici della CGT è stato portato in una caserma della gendarmerie
e denunciato per gli stacchi che sono stati fatti, dicendo: guardate che con quegli stacchi avete provocato, adesso non si sa bene cosa, in realtà non è vero. Già dall'inizio denunciavano gli elettrici dicendo: ah, voi staccate l'elettricità agli ospedali, cosa che non è successa, sono bravi, conoscono il loro lavoro. Quando staccano sanno che cosa staccano e non hanno mai staccato da alcun ospedale o alcuna struttura essenziale. Quello che facevano, un'altra cosa che dà molto fastidio, era dare l'elettricità a chi non se la poteva più permettere. Mettere la tariffa preferenziale non solo a chi lavora e non se la può permettere, ma anche a un artigiano che rischia di fallire. Ma la cosa ancora, dal mio punto di vista, ancora più sorprendente, mettevano la tariffa sociale ai comuni. Un comune è parte dello Stato, dovrebbe riuscire a pagare l'elettricità. L'elettricità dell'EDF è di Stato, non si capisce perché un comune che è parte dello Stato non riesce a pagare la bolletta. E loro, nelle loro proteste per sostenere la riforma, contro la riforma delle pensioni, davano la tariffa preferenziale ai comuni, non si capisce perché non ce l'abbiano già. Sono il crimine di cui vengono accusati, questo. Certo. Ma in generale, giusto per dare una misura, sì, in Francia ci sono grandissime mobilitazioni e si sa, ma sappiamo che c'è anche una grossissima repressione sindacale. Ogni anno in Francia vengono licenziati dai 10 ai 20 mila sindacalisti, e secondo me quest'anno saremo più sui 20.000, sulla parte alta della forchetta, perché quando ci sono queste mobilitazioni... faccio un esempio banale. C'è stato uno sciopero a Disneyland qui a Parigi, ok? Lo conosciamo tutti, Disneyland, tutti ci siamo andati, ci siamo divertiti, ebbene, chi lavora lì non sta per niente bene. Hanno fatto uno sciopero, ci sono arrivati, c'è moltissima precarietà, ma l'hanno fatto. 5 persone sono state licenziate, di cui 3 sindacalisti, per uno sciopero, perché dicevano che hanno impedito, non si sa bene cosa. La polizia, e questa è una cosa interessante, tu mi chiedevi della polizia e di questo sindacato di polizia, è altamente sindacalizzato. Io credo che più del 90% dei poliziotti in Francia abbiano una tessera sindacale, e la maggior parte ce l'hanno con un sindacato corporativo, estremamente corporativo e tendenzialmente di destra. Questo che fa sì che questo sindacato difende sempre e comunque la polizia, anche quando esce dalla legge, come è avvenuto durante l'omicidio e tantissimi altri episodi in Francia. Quell'omicidio lì ha provocato le proteste, perché per tantissime volte, almeno una decina di volte, ci sono stati episodi simili in cui la polizia diceva: no, ma lui ha cercato di investirci e abbiamo dovuto fermarlo. Però lì c'è stato il video che ha mostrato che non era così. Loro hanno dichiarato questo, lo hanno scritto nel verbale. Qualche giorno dopo è venuto fuori il video e si è visto che non era così, per cui tutta la rabbia delle volte precedenti è esplosa, oltre al fatto che nelle periferie, appunto, però si vede un rapporto tra polizia e periferie che non è sano, c'è qualcosa che non va, insomma. Certo, una pratica questa del licenziamento dei sindacalisti che in Italia conosciamo bene. E vengo all'ultima domanda che ci rimette in connessione con l'Italia. Sì, lo riconosco, da 100 milioni di dollari, ma insomma Salvini ha fatto visita a Le Pen. La sinistra fa fatica, nonostante la condivisione di molti spunti, di molti elementi, lo abbiamo appena visto, invece a creare un processo, diciamo, non dico unitario, però almeno che abbia dei forti punti di contatto e possa essere, possa accompagnare una risposta, diciamolo, europea, che a questo punto è quasi inevitabile. Ecco, dal tuo osservatorio, molto modestamente, senza voler chiaramente tirar fuori teorie, che cosa noti? C'è qualche speranza o dobbiamo ancora lavorare? Ma io ovviamente parlo personalmente, non come sindacato in questo momento, perché certo, il sindacato non va a parla con la politica, ma non fa di questi tipi di analisi. Quindi questa è la mia opinione, non quella del sindacato a cui appartengo. La sinistra in Francia ha insieme totalmente appoggiato le proteste contro la riforma delle pensioni. Quindi sui temi molto spesso l'unità c'è. Adesso non saprei dirti esattamente, però la mia impressione è che sui temi fondamentali sociali la sinistra non si è mai divisa. Qui non c'è un partito unico della sinistra, questo è vero, c'è una coalizione in cui ci sono all'interno delle differenze come in qualsiasi coalizione, però io ho l'impressione che sui temi importanti, quelli che più hanno colpito la Francia, che io li ho visti uniti al di là di differenze, ma sostanzialmente hanno cercato di far di tutto per bloccare la riforma delle pensioni. Sull'omicidio nessuno ha giustificato o si è messo dalla parte della polizia. C'è un video che è chiaro, giusto per fare due esempi, e si è detto queste cose qui. Bisogna cancellare la legge del 2017 che permette di sparare in caso che l'auto
non si fermi. Non fermarsi a un posto di blocco non va bene, ma non è che per questo tu puoi uccidere qualcuno, e tutti hanno chiesto la cancellazione di quella legge lì. Per cui una sorta di unità c'è già. Vedremo cosa succederà, non si sa ancora per le prossime europee come ci si presenterà, esatto. C'è il proporzionale. L'importante secondo me è cercare di mandare più deputati di sinistra al Parlamento europeo. Poi il come, io non sono tanto esperto di questi meccanismi qua, non ho mai capito niente di questo qui neanche in Italia, figuriamoci in Francia, mi affido a chi ne sa più di me, diciamo, da un certo punto di vista. Io ho l'impressione, giusto per aggiungere un piccolo punto, che comunque in qualche modo queste manifestazioni e questi scioperi abbiano aiutato la Francia. Le ultime elezioni, quelle in cui è stato eletto Macron due anni fa, sono state quelle in cui sì, la sinistra era tutta unita, ma anche il livello in cui, è stato anche l'anno in cui il livello della sinistra è stato più basso nella storia francese. Tutti dietro Mélenchon, però credo che non siamo arrivati al 30% tutti assieme, e non è mai stato così basso. Io vedo segni di una piccola inversione di tendenza, effettivamente tutti insieme un po' si cresce. Poi vedremo se verrà sanzionato, questa mia impressione verrà sanzionata dalle prossime elezioni oppure no. Grazie Lorenzo di questa corrispondenza. Torneremo a chiamarti perché insomma ci aspettiamo una situazione di grande fermento con la ripresa dell'autunno, e vedremo appunto che cosa accadrà o potrebbe accadere. Se posso aggiungere una cosa, sì. C'è un malessere che cova e lo esatto. Si vede, che è dovuto all'inflazione per esempio in questo momento, esatto. Per cui molti non riescono più ad arrivare fino a mese. Io sono stato un po' stupito dalla proposta fatta dal segretario del Partito Comunista, che dice di occupare le prefetture, parole abbastanza forti, ma sembra che abbiano allarmato molto il governo, che penso, che temo un'altra rivolta tipo Gilet Gialli, che possa partire in qualsiasi momento, da qualsiasi punto, per cui sono già pronti a intervenire. C'è un malessere che c'è, basterà un minimo perché esploda, ne sono convinto. Grazie ancora Lorenzo, grazie a voi, buona giornata.